cimiteri e montagne, a volte attraversati da deserti. Allora fu possibile porre legittimamente il problema dell'esistenza di altre creature su corpi celesti che apparivano così simili al nostro. Tra tutti i pianeti, Marte divenne ben presto l'oggetto privilegiato della ricerca e della discussione sulla vita extraterrestre. Con un giorno lungo quasi 24 ore e forme che ricordavano oceani e continenti, sembrò il gemello della Terra. Inoltre, quell'astro rosso sangue dalla strana orbita che periodicamente si dilegua nelle profondità del cosmo e poi improvvisamente rispunta, a volte più vicino, a volte più lontano, suscitando spavento e attrazione, apparve come la sede ideale per le nostre fantasticherie. La grande saga dei marziani inizia nel 1877. È l'anno della grande opposizione. Marte arriva a soli 56 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. L'astronomo Giovanni Schiaparelli non si fa sfuggire l'occasione. Punta il suo telescopio ed ecco apparirgli un reticolo di linee scure. La notizia fa il giro del mondo e molti pensano che quelle linee siano canali artificiali, realizzati da una civiltà progredita per irrigare le zone desertiche del pianeta, prelevando acqua dai poli. Lo scrittore di fantascienza Herbert George Wells va oltre. Su Marte le scorte d'acqua si stanno esaurendo e gli abitanti del pianeta decidono di trasferirsi altrove. Di tutti i mondi che i marziani potevano osservare, solo la nostra Terra era la più temperata e possedeva un'atmosfera nebulosa indice di fertilità. Nel 1898 arriva sulla Terra la prima invasione marziana. Negli anni in cui Wells scrive il suo romanzo, l'ipotesi di una civiltà marziana conta tra i suoi adepti scienziati di tutto il mondo. Ma quando nel 1965 le sonde Mariner fotografano il 20% della superficie del pianeta, mostrano un habitat tutt'altro che ospitale. La speranza di trovare vita viene definitivamente sgretolata dalle sonde Viking, sbarcate su Marte nel 1976. Da esse ci si aspettavano indizi dell'esistenza di una qualunque attività biologica, e invece quello che vedono è un pianeta disabitato. Aria irrespirabile e temperature che possono scendere fino a 250 gradi sotto lo zero. Con i dati si accumulano le delusioni, eppure le immagini trasmesse dalle Viking rivelano un paesaggio straordinario. Canyon profondi, vulcani alti fino a 25.000 metri, pietraie bombardate da raggi ultravioletti, il più grande deserto mai osservato, misteriose forme di erosione che sembrano aver scolpito un viso di sfinge su una collina. Un cielo color salmone. Dopo anni di esplorazioni senza successo, di sonde perse ad un passo dall'obiettivo, quando ormai Marte era divenuto un pianeta proibito, improvvisamente l'estate scorsa abbiamo trovato qui, sulla Terra, proprio sotto i nostri piedi, l'indizio cercato per tanto tempo.